Dragan Travista, bentornato a Modena, sono passati 7 anni, allora la prima considerazione è appunto bentornato. Come nasce, no, questa trattativa, probabilmente lampo, è vero, se ne parlava da qualche giorno, però è arrivato così, un po' a sorpresa. Sì, grazie per il bentornato, 7 anni mi sembrava di più, però in questi 7 anni sono tornato spesso, quindi è tutto abbastanza simile. Ma guarda, non so neanche io dove partire, come dici tu è nato tutto all'improvviso, è stata una chiamata di 2 giorni fa, e c'è stata una chiacchierata, varie chiacchierate, e siamo decisi a voler provare a fare qualcosa insieme per il bene di questa squadra. E loro hanno chiesto la mia disponibilità, io ho accettato molto volentieri subito e niente, ieri ho fatto la borsa, stamattina mi sono svegliato e sono venuto qua. Ecco, situazione complicata, no? In casa Modena, e ne sono successe un po' nelle ultime settimane, c'è stato un cambio di allenatore, ci sono state alcune sconfitte, ecco, tu da fuori che situazione ti sei configurato e immaginato? Guarda, io ieri ho visto la partita e prima non ho seguito tantissimo, un po' perché volevo un attimo staccare dal volley dopo l'esperienza in Iran, ho seguito un po' su internet, però ieri ho avuto modo di vedere la partita, ma io credo che Modena non si discuta come squadra, ha delle individualità pazzesche, sicuro le problematiche degli ultimi tempi ha forse, penso, abbia tolto un po' di fiducia, la classica fiducia di Modena che da tutti è sempre stata riconosciuta. L'anno scorso io ho avuto anche il piacere di venire qua per la Champions League, è sempre stata una squadra con grande confidenza, con grande spavalderia, e forse questo lato l'ha un po' perso perché insomma le situazioni difficili ti tolgono un po' di entusiasmo, un po' di pepe, però credo che sia il problema che è più recuperabile. Dal punto di vista tecnico posso dire poco, non so bene cosa non vada, cosa vada. Io conosco tanti giocatori, sono giocatori fenomenali, credo che tutte le basi per riprendere quella spavalderia che c'è sempre stata ci sia. Forse non è la domanda giusta da fare a te, ma insomma sei qui con noi. Allora, un giocatore insomma del tuo valore, della tua carriera, del tuo passato, del tuo presente, difficile immaginarselo così da secondo, oppure con questa etichetta almeno in partenza. Tu vieni qui come? Hai parlato con l'allenatore, hai parlato con la società, ecco, che ruolo pensi di poterti ritagliare? Ed è inutile nasconderlo, in tanti tifosi in questo momento si sono schierati al fianco di Orduna. Guarda, io ho parlato poco con la società, ci parlerò, e con l'allenatore, credo che parleremo in queste ore. E la società mi ha chiesto la disponibilità. Io, se devo essere onesto, mi stavo annoiando senza pallavolo a casa e credo che sia un'ottima occasione per me. Avevo voglia di tornare in Italia, avevo voglia di tornare ad alto livello. Infatti in questi 2 mesi ho corso il rischio di prendere la decisione di star fermo e aspettare qualcosa di ambizioso. Se non fosse arrivata sarei stato focalizzato per la stagione successiva. Arrivata sta chiamata, sono felicissimo di averla colta e io non mi aspetto niente, nel senso che io da professionista e da amante del volley vengo qui, do il 120%, ho voglia di allenarmi, ho voglia di dare una mano, poi se questa mano sarà darla in campo direttamente o dal quadrato, questo non sarò io a sceglierlo. Io gioco sempre per vincere, gioco per divertirmi, gioco per fare risultato, però insomma c'è una squadra, ci vuole tempo, c'è un allenatore, ci sono un sacco di dinamiche che vanno un po' capite anche durante queste settimane, vedremo, io darò il mio massimo impegno. Ultima per me, se me lo consentite, e qual è il tuo rapporto con Modena? Nel senso, una città che ti ha accolto, del quale tu hai fatto le scuole, sei cresciuto, hai tanti amici, sei tornato spesso in campo, non è stato sempre un rapporto facile, non è sempre stato un rapporto fortunato, non finito benissimo. Ecco, cos'è oggi per te Modena? Cosa rimane di quella Modena di prima e della Modena che vorresti ora? Guarda, Modena è sempre la città dei miei migliori amici, questo è stato e questo rimarrà sempre. Dal punto di vista sportivo sono passati talmente tanti anni e talmente tanta acqua sotto i ponti che non è neanche nemmeno giusto adesso parlarne. È andata come è andata, è successo quel che è successo, è normale che i giocatori passano, vengono amati, vengono meno amati, vengono discussi, vengono criticati, però insomma è successo. Io credo di aver sempre rispettato me stesso, rispettato le maglie che ho indossato, questo per me basta e avanza. Poi credo che il presente è adesso, il futuro è vicino, no, andiamo avanti senza dimenticare il passato, però lasciandolo insomma da parte. Dragan, tu l'hai conosciuto bene questo ambiente,
nel presente c'è una contestazione dei tifosi nei confronti della squadra, non li hanno applauditi a Trento, li hanno mandati via, insomma alcune accuse di non onorare la maglia o addirittura di vestirne già un'altra. Come bisogna comportarsi in queste situazioni? Forse è anche questo che bisogna ricucire, no? In questi pochi, queste poche giornate che ci sono dalla fine, il rapporto con i tifosi. Beh sì, i tifosi soprattutto qua sono veramente il settimo uomo in campo. Adesso io non so le varie singole situazioni come siano andate a finire o come sono in piedi ora. Credo che tante volte il passaparola rovini un po' la realtà, quindi io credo che non esista nessun giocatore che giochi per un'altra maglia o perché voglia cambiare eccetera. Credo che ogni giocatore al di là della maglia giochi per vincere, per divertirsi, per far divertire il pubblico, e sono convinto che anche qui ci sia questa volontà. Secondo me semplicemente, come sempre, quando non arrivano i risultati che tutti si aspettano, si comincia a mettere in dubbio qualsiasi sentimento, qualsiasi atteggiamento, qualsiasi segnale, e purtroppo in questo mondo cinico bisogna fare risultato e tutti torneranno a sorridere, ad abbracciarti come prima. Modena ha una grande passione, la passione tante volte può sfociare magari in qualche atteggiamento estremo, però credo che sia la forza, il bello di questa città. Io credo che basti pochissimo per far tornare insomma il sole. Dopo 4 anni all'estero, dopo quello che è successo con la nazionale, insomma la brutta fine della tua storia con la nazionale, quanta voglia avevi di tornare a giocare in Italia? Tanta, avevo voglia di tornare a casa prima di tutto, perché ho 30 anni e dopo tante volute esperienze all'estero, anche esperienze di vita, ho ritrovato la voglia di solidità, di stabilità, e quindi per me la stabilità è Italia. E voglia di tornare a giocare in Europa sicuramente, in Italia soprattutto, con ovviamente una situazione che mi avrebbe stimolato. È arrivata, forse quasi per sbaglio, quasi per caso, però le cose non succedono mai per caso, e sono contentissimo che sia rimasto in Italia, che possa vestire i pantaloncini e le scarpe da ginnastica appunto per giocare nel mio paese, vicino a casa mia, nella città dei miei amici. È veramente bellissimo.